a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono FaviJ e oggi siamo su It's Heart in My Eyes, raga. Una custom map di Amnesia dagli stessi creatori di The Small Horse, della quale sono arrivato all'episodio 2, raga. In teoria ci sarebbe anche l'episodio 3, soltanto che non l'ho fatto perché non mi sembra divertente come quelli precedenti. Fatemi sapere se invece mi sto sbagliando e volete che lo faccia, perché io l'ho saltato perché non mi sembrava tanto divertente, ma invece magari mi sbaglio, non lo so, fatemelo sapere. Io direi di andare avanti, tanto questa non c'entra nulla con The Small Horse, un'altra sempre no sense. Direi di iniziare prima di staccarci. Già sto sudando, non ho mai iniziato. The Friendliest and the Funniest Custom Story, sì. La più bella e la più amichevole custom story. Enjoy! Grazie mille! Abbiamo voglia di iniziare, magari invece di star qui a leggere, non lo so. Ok, ragazzi, dovremmo essere finalmente. Oh, che palle! 2 ore! Ce l'abbiamo fatta. Ci siamo risvegliati in una casa fantastica. C'è un libro. Raga, allora, per chi non conoscesse The Small Horse, la mappa di Amnesia più seria che abbiano mai fatto, quindi aspettatevi qualsiasi cosa, perché non ho idea di che cos'è sta roba. Perché luccica? Ah, io lo posso prendere? Cos'è? Cos'è sta roba? Non lo so, non leggo perché non c'ho voglia. Andiamo avanti. Cos'è? No, è troppo give me your best dinner. Devo dargli il mio pranzo migliore. Va bene, allora devo cucinare, presumo. Cos'è sta roba? Raga, io in sto gioco non capisco. Cos'è? Cos'è sta roba? Vabbè, io non devo farmi. Lo sapete che in sta mappa. Era questo? Oh, questo era il mio pranzo migliore. Fatemi capire. Cos'è? Ragazzi, mi sa che l'ho drogato. Non so che cosa gli ho dato, ma di sicuro era peggio della marijuana. Vabbè, comunque, ragazzi. No, vabbè, a parte. No. Ok, questo non me l'aspettavo, però perfetto. Sì, va bene, ho capito, non posso entrare. Come cazzo, cosa dovrei fare qui? C'ho un amico che ha fame. Cosa c'è qua dentro? Ok, mi serve una chiave di Amnesia, perfetto. Non ho capito cos'è, ma non importa. Devo trovare una chiave in giro da qualche parte, non so dove. Va bene, ragazzi, cos'è quel? C'è una scimmia. C'è una scimmia nella vasca da bagno, giustamente. Che cazzo me ne fa te? Prenditi anche la scimmia, mangiati anche la scimmia. Si è mangiata la scimmia. Ragazzi, sta roba io non so che cos'è, ma è il predatore più temibile della terra. Si mangia pezzi di meteorite, che quello non so che cos'era, e anche le scimmie. Cioè, è una cosa impressionante. Cosa devo fare? Cos'è? Cos'è sta roba? Favi! Perché c'è scritto Favi? This key, this is the key to your door. Ok, Favi, this is the key to your door. Bene, ragazzi, è la chiave per la porta. Apriti, c'è! L'ho aperta, brutto stronzo di un coccodrillo. Adesso non puoi. Cos'è? Ci sono dei topi. Ragazzi, sono. I topi mi vogliono stuprare, via! Aiuto! Cos'è? C'è un camion, perfetto, c'è un camion. Entriamo, via, via, guidiamo. Non puoi guidare senza le chiavi della macchina, le hai dimenticati? Dove... Che cazzo ne so dove sono le chiavi della macchina? Io, cioè, non ho capito. Cioè, mica nell'armadio. Datemi le chiavi, ho bisogno di guidare. Cos'è sta roba? Non lo so. Cosa c'è qui dentro? Ragazzi, cos'è sta roba? Ho trovato una chiave insolita di Amnesia. Ho trovato un cavaliere che prega. Perfetto, ragazzi. Oh, bene, aiuto! Ha tentato di aggredirmi, maledetto. Ok, quello era un cavaliere. Il cavaliere stupratore, perfetto. Allora, la chiave di Amnesia. Cos'è un accendino? Devo usarlo. Okay. Chi ha messo un topo? Cosa ci fai sulla mia camicia, maledetto stronzo? Cosa vuoi fare, Ratatouille? Hai trovato le tue chiavi? Quella era una chiave della macchina. Un topo. Un topo come chiave della macchina. Fatemi capire che cazzo di senso c'ha sta mappa. Voi contate che queste mappe qui di Amnesia le sto facendo per temporeggiare su Amnesia 2. Quindi immaginatevi che cazzo può uscire fuori quando uscirò, quando farò Amnesia 2. Vabbè, ci siamo. Stiamo guidando un camion in Amnesia. Non so con che criterio, ma va bene così. No, vabbè, allora ragazzi, cos'è sta musica? Mi sembra la musica dei Pokémon vagamente, non lo so. Sì, ma ragazzi, c'è qualcos'è? È lo stupratore di prima. Bene, abbiamo un camion che stiamo andando non so dove. Ragazzi, ma rendetevi conto che questo è Amnesia. Cioè, è Amnesia.
Ma da quando amnesia? Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. Io non voglio più farmi domande quando gioco a... Cos'è quello? Cos'è? Cos'è un autogrill? Cos'era? Ok, ragazzi, il camion se ne sta andando, non so dove. Ma non mi... Cioè, io sono stato un'ora e mezza ad aspettare che questo cazzo di camion arrivasse a destinazione e poi mi cade! Che cosa vuol dire? Che cos'è? Ragazzi, io veramente sto slerando. Cos'è sta roba? Madonna mia, veramente non so che, con che criterio l'hanno chiamato It's hurting my eyes, che vuol dire che mi fa male agli occhi. A me fa male all'orecchio sta roba, perché mi spara. Vabbè, cos'è? Ci sono dei lavoratori, benissimo. Siamo sempre su amnesia, ragazzi, non dimenticatevelo, no, perché è facile confondersi, va bene. Lavoro anch'io già che ci sono, va, giochiamo qualcosa, tipo i Pokémon. Cos'è? Un mega, sembra un mega Pokédex. Oddio, no, no, bastardi, mi lasciate giù. Stronzi di merda, fate scendere, devo salire. Portalo giù, ok, perfetto, ci siamo, ragazzi, ci siamo, tranquilli, tranquilli. Come faccio a, devo saltare sopra in tempo, tipo così, vai. Ok, ci dovremmo essere, sì. Bene, ragazzi, allora, stiamo andando in luoghi sconosciutissimi al mondo. Mi fai vedere che cosa... No, perché mi sembri un tipo che lavora molto seriamente, non lo so. Direi di andare di qua, mi ricorda esserci visto... Cos'è? Chi è quello? Buongiorno. Sei finito... Ragazzi, non ho capito una mazza di quello che ha detto, ma non importa. Tanto, non prendo ordine a un tipo che c'ha i capelli davanti agli occhi, quindi non... Oh, hi, Danny. Hi, this is Danny. Amico mio, fatti una plastica facciale. Non lo so, Danny. Sì. Do you understand life? No, io non ho capito un cazzo di quello che hai detto. No, non ho... Danny. Ragazzi, everybody, mi sta facendo veramente paura, vi giuro. Io stanotte non dormo. Cosa devo fare qui? Ah, perfetto, allora, ragazzi, ci siamo. Mi spieghi chi sei? Mi fai paura. Devo prenderti. Don't touch me, motherfucker. Sì, ma stai calmo, deficiente, e ti faccio arrivare con un ceffone nell'iperspazio. Vabbè, dove siamo, raga? Cos'è sto testo qui? Fammi spiegare. No, non voglio spiegazioni, sono incazzato, va bene. Perché c'è uno schermo lì, raga? Io non so che cosa... Cosa devo fare qua? Si apre sta porta. Aprite, maledetti, fate qualcosa di utile. Ah, c'è sta porta qui nuova. Ok, entriamo di qua. Bene. Raga, io ho sempre sognato di andare al cesso col pedo bear. Va bene, è già occupato. C'è... Perché c'è tende nel buco del cesso? Vabbè. Ragazzi, io sto avendo paura. Vabbè, io devo... Mi dispiace se faccio... Scusa, Dende, però... Ah, non è Dende, è Junior. E Dendo Junior, non si capisce. Vabbè, senti, chiunque tu sia, namecciano, ti cago in testa. Tu non mi guardare mentre cago, che maleducazione, brutto stronzo. Vabbè, sì. Ho detto non guardarmi. Vabbè, io, raga, non ci riesco, sono troppo osservato. Senti, Junior, scusami se ti ho disturbato, va bene così. Tu, brutto bastardo, vedi di guardarmi di meno? Perché non è buona educazione. Vabbè, senti, raga, io esco di qua. Cosa devo fare? Raga, è un'ora che sto girando a vuoto, non ho capito che devo fare. C'è di tutto. Allora, forse, no, questa è la porta di entrata. Cioè, qua, da qua ci siamo arrivati, non penso che debba fare così. Sto tornando indietro. Forse devo fare così perché è l'unica cosa che non ho ancora fatto. Sì, infatti, aridaglie con sto cazzo di camion. Vabbè, dai, però, ma... Ragazzi, mi sono cagato addosso. Cioè, non pensavo... Che è successo? È esplosa una mina, bene. Il camion è intatto. Questi sono... caputtana. Questi sono camion resistenti, non come quelli di una volta. Ok, si è spento. Siamo... Non parte più, perfetto. Ragazzi, siamo... La batteria è andata. Sì? Ok, perfetto. Ci siamo fermati ad uno shop, raga, perché la batteria è andata a minchia. Bene. Direi che siamo... Ne approfitto per fare acquisti, raga. Prendo qualcosa. Allora, ragazzi, ci siamo... Perfetto, raga. Fuori è pieno di stupratori. Quindi io direi di rimanere dentro. Dove siamo? Siamo ad uno shop. Bellissimo, ragazzi, questo lo compro. Qualsiasi cosa sia lo compro. Che ci fa Rufy qui? You can buy nothing without credit. Ok, ragazzi, io devo pagare con qualcosa, ma non so cosa. Datemi soldi, datemi spiccioli, ti rubo dalla cassa, Rufy. Ti pago col One Piece. Oddio. Ragazzi, ci sono delle teste di cane qui. Va bene una testa di cane come pagamento? Non lo so. No, ragazzi, è fantastico, sto trovando...
di tutto in sto frigorifero, benissimo. Io ti spacco una bottiglia in te. Non penso che sia servito a qualcosa. Non hai cambiato idea, vero? No, vero, infatti non ha cambiato idea. Con cosa vuoi che paghi? Non ho niente. Ah, forse trovo qualcosa nell'armadio, raga, cos'è? È un... Non so, raga, Rufy, se ti do questo va bene, non lo so. Non puoi usare l'oggetto in questo modo. Allora, non rompere le palle. Te lo metto qui, non funziona. Nel culo funziona, non lo so. Vediamo. Non funziona neanche lì. Raga, è complicata la faccia. C'è sta roba che però non mi convince. Ok, forse devo metterci mica... Ok, direi che ha funzionato. Cos'è? Ok, benissimo. Bene, senti, c'è mica degli spiccioli. Grazie anch'io, sono molto felice di vederti. Mi hai dato, cos'è? Soldi. One omnipotent taler. Perfetto, un talento onnipotente. Vai così, tieni. Oddio. Grazie mille, Rufy. Ho trovato la benzina per la mia macchina. Fantastico. Hai ricevuto la benzina della tua macchina, ora puoi andare a casa. Sei ubriaco, pensi? Sono... No, veramente sono più che ubriaco, sono proprio drogato. Se sto giocando a sta roba, ma non importa. Vabbè, aprite, che ci sono gli stupratori fuori. Ok, ragazzi, il camion ha sfondato la vetrina. Siamo... Cos'è? Ragazzi, abbiamo parcheggiato, penso male, il camion, ma non importa. Va bene così, torniamo a casa che siamo ubriachi, ma forte, non poco. Siamo tornati, sì. Ragazzi, siamo tornati a casa. Il viaggio mi è piaciuto tantissimo. Bene, allora, ragazzi, io mi porto questo come souvenir e direi di tornare in casa già che ci siamo. È tutto buio, è normale. No, io sto male al buio. Cos'è quella roba che si muove? Raga, c'è qualcuno che si sta... Maledetti, era una festa sorpresa! Non lo sapevo! C'è anche c'è Freezer! Una festa sorpresa per me addirittura, ma non dovevate! Cos'è? FamiJ spacca di brutto, grazie! Questo non lo sapevo, grazie mille! Anche Goku, grazie! È fantastico, raga! Touch your bed to end the game or say a bit for having a party. Raga, è stato fantastico, veramente. Vabbè, raga, io direi di concludere qui perché sta diventando assurdo. A parte che mi sta stordendo le orecchie la musica. Comunque, se volete... Vabbè, io vado a dormire, perfetto, così siamo tutti contenti. E mi passa la botta, dato che sono ubriaco, evidentemente. No, raga, ma le musiche di sta mappa sono fantastiche. Vabbè, io direi di concludere qui perché sta diventando strana la cosa. Ci tenevo a farla perché era l'ultima degli autori di The Small Horse, dato che avevano fatto The Small Horse. Fatemi sapere se volete che io faccia The Small Horse ancora, perché ci sarebbe una terza parte, vabbè. Niente, io concludo qui il video perché direi che può bastare per oggi. Tenetevi pronti per domani perché ci sarà il sequel di una serie epica. Vabbè, io direi di concludere qui. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento, mi piace, anche alla pagina di Facebook. E come in ogni video trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Belle, ragazzi!